a tutti e a tutte eh, in avvio di questa intervista che ha come oggetto la prova di italiano negli esami del primo e secondo ciclo ringrazio a nome di Ezio Delfino che è il presidente nazionale di Disal e della direzione nazionale di DISA, il professor Luca Seriani per la disponibilità che ci ha dimostrato nell'accettare il nostro invito presentare in maniera esaustiva Luca Seriani richiederebbe molto tempo e allora provo a tracciarne un profilo sintetico linguista, filologo è stato allievo di Arrigo Castellani, che è stato uno dei padri dei moderni studi di linguistica storica. Eh, Luca Seriani è stato professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università della Sapienza, a Roma, socio dell'Accademia della Crusca e eh, dell'Accademia Nazionale dei Lincei e anche vicepresidente della società Dante Alighieri. Ed è indiscutibilmente oggi uno dei, dei nomi, delle figure di riferimento nel campo degli studi sulla lingua italiana. In particolare, però, per l'oggetto della nostra intervista, Oltre ad aver scritto a più riprese sul tema dell'insegnamento alla scrittura nel curriculum di italiano, ha presieduto una commissione voluta dal Ministero dell'Istruzione, allora mi pare che la guidasse il dicastero la ex senatrice Valeria Fedeli, e che aveva come obiettivo riguardare, in qualche modo riformare, le tracce proposte agli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo. Io proprio in vista del ritorno della prova scritta di italiano nel primo e secondo ciclo. Eh, intervistiamo Luca Seriani e vorremmo fare con lui un passo indietro, tornare ai lavori di quella commissione che hanno portato peraltro alla, forma, alla stesura di due documenti. Uno si chiama documento di orientamento per il primo ciclo, l'altro si chiama documento di lavoro per il secondo ciclo. E la prima domanda che poniamo a Luca Seriani era la seguente. Quali necessità si erano individuate in quella sede con il gruppo di lavoro da lei presieduto? E sottolineo in particolare due fattori che, anche diciamo così, per la mia formazione mi sono parsi fin da subito decisivi. Per il primo ciclo, la centralità del riassunto. E per il secondo ciclo, oltre al richiamo alle competenze di base, ci mancherebbe, si è messa in posizione centrale la questione delle competenze specifiche eh, che riguardano il, il focus del tema o dello scritto di italiano in generale un focus che deve tenere in considerazione del contesto in cui si inserisce il testo redatto nella prova. Eh, mi sembrano due fattori eh, che sinteticamente eh, descrivano tanti aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'italiano. Eh, e volendo così, in modo un po' umile, citare eh, Dante, eh, mi sembra che li potremmo sintetizzare in questo modo. Apri la mente a qualche utipo aleso e ferma di dentro, che non fa scienza senza lo ritenere avere inteso. Il riassunto e la percezione del contesto in cui mi inserisco con il mio scritto di, di italiano mi sembra che siano una, elementi decisivi per far sì che uno studente possa restituire anche in modo personale, originale, quello che ha appreso. Mm, grazie ancora a Luca Seriani e a lei la prima risposta a questa domanda. Grazie sia dell'invito sia della domanda. Dunque, ehm, la centralità del riassunto è stata affermata recentemente da una voce particolarmente autorevole che è quella di Pietro Curzio, primo presidente della Corte di Cassazione, che in occasione del discorso inaugurale davanti al presidente Mattarella, alla ministra Cartabia, in una sede quindi molto solenne, ha eh, detto, fra l'altro, che è... Eh, Mediamente di cattiva qualità, eh, l'italiano dei giovani magistrati e ha esortato a mantenere le prove scritte alla maturità, continuo a chiamarla così per comodità, e, e anche ha insistito sull'importanza del riassunto. A me questa sottolineatura è parsa particolarmente significativa perché viene da un mondo esterno a quello della scuola, ma in cui la parola, come sappiamo, nel. Diritto è particolarmente importante. Quindi, certamente il riassunto è una pratica fondante, permette anche di verificare quanto l'alunno abbia capito dal testo del legge. Questa è una variabile molto importante. Non si tratta solo di scrivere, ma prima ancora di comprendere e non dimentichiamo che la maggior parte dei nostri studenti una volta diventati adulti avranno scarse, scarse occasioni di scrivere ma tutti quanti avranno continue occasioni di leggere e di capire per quanto riguarda invece eh, l'esame finale eh, quello appunto che chiude gli studi, noi abbiamo inteso certamente far riferimento a un contesto eh, in cui collocare la prova, ma anche cercare di sollecitare i versanti più diversi in modo da far sì che lo studente, nei limiti del possibile, si trovasse a suo agio nel trattare un argomento, eventualmente anche sfruttando sue personali conoscenze. Extrascolastiche. Questo è un dato importante. Pensiamo, per esempio, alla eh, diffusa dimestichezza, al diffuso interesse che i diciottenni hanno per la musica, eh, per la musica contemporanea, per la musica pop, e quindi alla possibilità di innestare anche nel circolo del discorso dell'esame della maturità, se la traccia lo consentiva, un argomento del genere. Quello che vorrei osservare è che eh, guardando le tracce che sono state effettivamente assegnate dal Ministero o che il Ministero ha proposto come esempi, eh, questa, questo auspicio è stato pienamente realizzato. Io mi sono preso qualche punto eh, di questi esempi. C'era un articolo di Montanari sul patrimonio culturale in cui c'era un lessico colto, quello a cui uno studente di superiori deve un po' abituarsi: la campagna antropizzata oppure dittatura totalitaria del presente. Ecco, immagini usate anche con un certo valore figurato. Oppure un'altra un un proposta sulla vita come è influenzata dalla domotica, questa rivoluzione tecnologica che può modificare anche le abitudini più tradizionali e familiari, oppure l'eredità del 4 novembre. In proposito di quest'ultimo esempio, vorrei sottolineare che la storia è particolarmente importante, ma noi, eliminando il tema storico come casella autonoma, Abbiamo inteso proprio rivitalizzare la storia, permettendo a argomenti storici di entrare in un circuito più vasto. Questo lo dico perché ne in prima di questa riforma c'era il tema storico, ma il tema storico spesso consisteva in tracce assolutamente non abbordabili. Io me ne sono appuntate due. Una traccia invitava a riflettere eh, sui paesi BRICS. Allora, già l'acronimo non è proprio, diciamo, usuale, ma soprattutto la formulazione era questa, eh, individuare, descrivere le vicende nel corso del XX secolo in due di questi paesi. Ora, se si prende la Russia, mh, i ragazzi forse sono in grado di dire qualcosa, la rivoluzione d'ottobre, ma sfido il ragazzo medio anche bravo. A soffermarsi sul Brasile, sul Sudafrica, ecco, quindi era chiaramente un tema non proponibile. Oppure, altro esempio, il, il, le polemiche sul confine orientale in Italia dal patto di Londra 1915 al trattato di Osimo 1975, soffermandosi con particolare attenzione. Sugli eventi dal 1943 al 1954. Stiamo parlando di un esame di maturità o di un esame per entrare nella carriera diplomatica? Ecco. Invece, eh, la riflessione sul 4 novembre, quello che ha significato, quello che significa anche per noi oggi, è una vittoria. Ma una vittoria sì, che possiamo naturalmente celebrare, ma non dimenticando, in genere, non ce ne dimentichiamo mai, dei lutti che, in particolare, la prima guerra mondiale ha determinato. C'è un'altra considerazione che vorrei fare. Se noi andiamo a guardare quali sono state le scelte concrete degli studenti, Beh, vediamo che, che queste scelte si sono, come si dice, spalmate su varie tracce. Mentre eh, ricordiamo tutti che in precedenza gli studenti si concentravano sulle tracce considerate più abbordabili, in particolare sul cosiddetto tema di attualità, che è una specie di rifugium in cui, non avendo possibilità di soffermarsi né sui confini orientali né eh, su Ungheretti, ci si rifugiava perché qualcosa si riusciva a dire. Invece di far sì che ogni studente scelga eh, il tema che gli è di più congeniale, eh, mi sembra un risultato positivo. Ecco quindi mh, le riflessioni sono queste: mh, soggiacente a tutto c'è naturalmente l'attenzione agli aspetti linguistici e non perché io faccia questo mestiere, ma perché mi sembrano aspetti importanti e quindi si chiede anche a proposito del commento al testo letterario si può chiedere anche eh, qualche riflessione puntuale su singole parole che il dato poeta ha usato si può chiedere non necessariamente si può chiedere la parafrasi di alcuni versi cioè si possono mettere in atto tutte quelle procedure che permettono di verificare se il testo è stato capito senza naturalmente eh, impedire che lo studente possa svolgere il eh, tema letterario in modo più classico, cioè facendo i riferimenti al contesto italiano ed europeo. Però ci sono una serie di domande. Ecco, il fatto del tema come occasione di scrivere qualcosa senza una, un, una linea, questo, ecco, ci sembra, almeno no, la nostra intenzione era superare questa visione. Tra gli, tra gli studenti... Eh, si arpeggia la paura, in qualche caso questa paura si trasforma anche in forme di, eh, di protesta più o meno legittime del ritorno delle prove scritte. Ed è una paura eh, che, da un lato, deve essere anche compresa, cioè giustificata dai tre anni, ci metto dentro anche questo: eh, vissuti, eh, in, diciamo così, sicuramente in modo molto particolare, speriamo anche un po' unico e che non si ripetano a breve altri anni così eh, d'altro canto eh, mi sembra che ci sia una ragionevolezza anche nel sostenere il ritorno ad esempio della prova scritta di italiano e allora eh, che cosa si sente di consigliare ai nostri studenti in vista eh, della prova è una prova che ha anche un po' lo spauracchio dell'essere prova nazionale cioè di una prova che cala Dall'altro con queste buste che arrivano con i carabinieri o polizia nelle varie scuole. Eh, quali sono quindi i punti solidi su cui può appoggiare la stesura di una buona prova scritta, e da un certo punto di vista, mi viene da dire anche in primis, la scelta di una buona prova scritta, cioè la scelta della mia prova scritta d'esame. Perché questo, secondo me, è un aspetto importante su cui magari possiamo aiutare per accenni, i nostri studenti. Allora, prima di tutto a proposito della paura degli studenti, devo dire che è del tutto comprensibile, tutte le generazioni di studenti che si sono succedute negli anni hanno avuto la stessa paura, insomma, quindi è del tutto normale. E devo anche dire che, no, che normalmente le proteste che si sono svolte degli studenti sono state civili e così ragionevoli. Detto questo, però, aggiungo che la paura deve essere, obiettivamente ridimensionata perché il, la prova cadu, calata dall'alto eh, si verifica solo per la prima prova, appunto quella di italiano, ma la seconda prova, di cui non sottovaluterei l'importanza, senza seconda prova, per esempio, la matematica scompare letteralmente perché non può essere risolta da un colloquio. È difficile pensare che un colloquio di matematica avanzata possa verificare la padronanza degli studenti e la matematica interessa circa un terzo complessivo degli studenti che si presentano all'esame. Quindi la seconda prova, latino, classico, matematica, lo scientifico e così via, è scelta dai docenti della scuola. Quindi chiaramente i docenti terranno conto di quello che i loro studenti hanno appreso, di quali sono state le difficoltà. E lo stesso discorso vale per l'orale che è eh, tutto sommato programmabile quando si parla del, dell'esperienza del PCTO, insomma la scuola al la lavoro, anche qui questa proliferazione di termini nuovi e di sigle inutili, insomma è deplorevole, oppure dell'educazione civica, Beh, gli studenti hanno molto tempo per pensare ad un discorso di funzioni. Quindi eh, soffermiamoci invece sulla prova di... Italiano. Beh, in realtà questa prova, proprio per la varietà degli spunti proposti, eh, richiede semplicemente due cose, eh, entrambe importanti. La prima è un sufficiente dominio delle strutture formali dell'italiano, ma parliamo comunque di studenti che hanno alle spalle la bellezza di 5 più 3 più 5, 13 anni in cui sono andati a scuola. Certo, possono anche aver imparato poco sul piano della scrittura, ma voglio sperare non tanto poco da dover temere questo aspetto. L'altro ehm, dato importante e quello sul quale mi permetterò di dare un consiglio è il tipo di preparazione, che deve essere il più possibile una preparazione aperta eh, a vari indirizzi. È chiaro che la prima cosa che ogni studente sa... Senza bisogno che glielo dedica io, è riprendere in mano le varie materie, non solo l'italiano, studiate durante l'anno e richiamare appunto alla luce proprio del verso di Dante che è stato ricordato, non fa scienza senza non ritenere di aver inteso, e richiamare i concetti portanti. Ma oltre a questo, deve andare anche in altre direzioni e in particolare sfruttare il fatto che a differenza di 10 o 15 anni fa, la produzione editoriale italiana presenta una serie di saggi di alta divulgazione su molti temi. Che vanno dall'astrofisica alla medicina, pensiamo a qual, qual è stata la proliferazione di saggi mediamente eh, efficaci eh, scritti dai virologi in occasione della pandemia, e, e, e anche al, alla storia, ovviamente, o al diritto. Insomma, lo studente che si guardi un po' intorno ha la possibilità di approfondire, non per obbligo, ma proprio per sua curiosità, pensiamo agli studenti che sanno già. Eh, quali saranno gli studenti che decidono di continuare gli studi intanto e che sanno già, eh, in genere lo sanno, a questa altezza cronologica qual è la facoltà eh, in cui si iscriveranno. Tutto sommato non è male che loro approfondiscano eh, già in questa sede, partendo da studi di buona divulgazione, i temi che poi si troveranno ad affrontare a un livello universitario. Quindi una buona preparazione può consigliare queste letture che dovrebbero essere libere, cioè lo studente dovrebbe essere in grado di scegliere quello che eh, attraverso una visita in libreria, ovviamente, attraverso un viaggio nella rete, in cui lo studente si muove meglio del suo docente per definizione e vedere quello che può interessare. E poi questo mio vecchio pallino è molto utile abituarsi da qui fino al momento della maturità a leggere l'editoriale di un grande quotidiano. Quindi ad affrontare attraverso il tema tipico dell'editoriale, che sono temi geopolitici, proprio in questi giorni si parla molto di Russia e di Ucraina. Secondo la pronuncia locale, o ucraina, secondo la pronuncia russa, persino la pronuncia rischia di essere un eh, fatto marcato ideologicamente. E quindi, eh, riflettere su come il giornalista, l'editorialista, non, non sempre un giornalista, spesso sono politologi, eh, ha impostato il suo di discorso, come ha argomentato la parola argomentare, argomentazione ritorna molto spesso perché è un elemento importante. E quindi abituarsi a confrontarsi con un testo ben scritto, dove ben scritto indica proprio il fatto che è stato scritto con efficacia per arrivare ad una determinata conclusione e farlo in modo efficace, in modo che il lettore del quotidiano non si stanchi di arrivare alla fine. Ecco, è un ottimo esercizio, tutto sommato non particolarmente oneroso. È un esercizio che naturalmente con la guida dell'insegnante può essere anche strutturato in un compito scritto in vari modi. Però lo studente e la studentessa possono arrivarci per conto loro ed è questo il mio auspicio. Passiamo all'altra parte della cattedra perché... Eh, possiamo magari provare a parlare anche ai docenti che ritornano a dover lavorare direttamente a un esame di maturità e forse ci arrivano con meno certezze del solito, meno certezze anche rispetto a, a quanto sono riusciti a preparare sugli standard che avevano in mente i loro studenti a eh, questa prova, eh, però appunto. Come si diceva prima, eh, il percorso non è pari a zero, si è camminato, si sono fatte delle esperienze, magari anche attraverso la tanto discussa didattica digitale, che comunque non è stata pari a zero, tra l'altro in alcuni casi. E quindi allora la, la, la terza domanda che eh, le voglio fare è questa. Eh, di fronte a questa seconda parte dell'anno, a questo secondo quadrimestre... Che cosa i docenti possono guardare per aiutare? Su che cosa possono puntare i docenti per aiutare i loro studenti a prepararsi alla prova d'italiano? Che cosa, eh, quindi, dal lato del docente si può fare sia a livello motivazionale, sia a livello proprio così, scendendo in aspetti didattici, per eh, sostenere eh, anche. Eh, la possibilità che, e questo sarebbe bello, che la, affrontare la prima prova non sia semplicemente un dazio da pagare, le forche caudine sotto cui passare, ma sia invece un'ultima occasione formativa che la scuola italiana offre. Perché mi sembra che questo spesso è messo in secondo piano, ma che invece sia, mi sembra che sia invece un elemento interessante da tenere in considerazione. Sì, non c'è dubbio, ma vorrei esortire a proposito della didattica a distanza confermando quello che lei diceva, cioè i, mh, le criticità della didattica a distanza sono state evidenti nella superiore, eh, di una scuola superiore di primo grado e sarebbero evidenti nella primaria dove si è cercato di evitarla. Perché il vero limite della DAD eh, sta nel, nel fatto che viene meno la socialità tra studenti naturalmente ma con studenti e insegnanti non è la stessa cosa parlarsi attraverso uno schermo l'altro limite però è un limite questo che incide soprattutto sulle corti anagrafiche più giovani naturalmente qui stiamo parlando di ragazzi abbastanza grandi che hanno altre possibilità di incontrarsi e appunto di socializzare l'altro limite invece questo proprio didattico è la minore facilità della valutazione. Io sento dire anche di interrogazioni in cui gli insegnanti chiedono di rispondere ben dati, insomma è chiaro che questo è un po' una sconfitta didattica, didattica, perché controllare che non si copia è doveroso, però ricorrere a questi mezzi naturalmente è un po' credo umiliante per lo stesso insegnante che eventualmente vi ricorre. Detto questo, quindi la DAD in una scuola superiore di secondo grado può aver dato anche risultati eh, positivi o comunque pienamente accettabili. Insistendo sulla diciamo, mancanza di una valutazione efficace, credo che nei mesi che ci separano dal traguardo finale, forse l'insegnante dovrebbe insistere proprio su questo. In che modo? Bene, in modi consueti, ma forse ne aggiungerei un altro che secondo me è molto efficace e può essere, anzi deve essere, direi, svolto a distanza. Quello di procurarsi un compito svolto in un'altra città, così siamo assolutamente certi dell'anno e di correggerlo insieme. Ai ragazzi per far vedere che cosa funziona eventualmente e che cosa non funziona. Questo, secondo me, è un meccanismo molto educativo perché un limite di una possibile eh, correzione di una prova scritta, in particolare di una prova scritta di italiano, sta nel fatto che, comprendo naturalmente, ma insomma, eh, che qualche volta si scrive un. Linea ondulata intorno alla mezza colonna scritta e si dice detto male. Eh sì, però bisogna capire perché. Questo è un po' tutto lì. Naturalmente ci sono insegnanti che al polo opposto riscrivono tutto, e eh, poi però vanno incontro ad una eh, mortificazione che capisco benissimo perché lo studente guarda il voto, poi finisce lì la, la, la cosa. Allora quello di dedicare qualche attenzione a questo commento pubblico eh, in cui eh, si ci si possa procurare facilmente compiti molto buoni, su appena sufficienti e scadenti e vedere perché non funzionano, quante sono le cose che non funzionano, secondo me può essere un buon esercizio abbastanza facile perché l'anonimato, ripeto, è garantito semplicemente passando da una scuola ad una di un'altra città. Insomma. Mi pare davvero un buon consiglio che ehm, oltretutto eh, ha questo vantaggio eh, di far eh, passare lo studente eh, anche dalla parte del revisore del testo. Certo. Eh, perché poi spesso quello che manca ai nostri studenti è anche una capacità di riguardare con un po' di autocritica al proprio testo. Eh, Un'autocritica che di per sé non voglio dire che debba essere sempre, devo trovare quello che non va ma devo capire anche quello che funziona. Eh, a volte eh, si consegna un compito e lo studente non ha colto eh, non soltanto quello che non va, ma anche quello che funziona di, di quel compito, mentre sarebbe un tesoro importante portarsi a casa quello che funziona per poter magari anche in futuro riprodurre o, come si diceva all'inizio, anche capire perché un testo letto risulta efficace. Alla nostra, certo. dire, alla nostra mente, ecco, diciamo così. Eh, allora, un'ultima domanda che volevo farle è riferita ai, ai dirigenti scolastici, perché i dirigenti scolastici sono trovati come tutti in mezzo alla bufera di questa pandemia e adesso che ci si augura di andare verso una stagione migliore. Poi si troveranno a giugno a dover presiedere la maggior parte di loro tante commissioni eh, d'esame. Peraltro essendo anche l'unico mem membro esterno, perché ricordiamo che da quello che si intuisce, ma non, non, non penso che cambierà questo, le ordinanze ministeriali eh, prevederanno una commissione costituita da sei membri interni, e l'unico membro esterno è un presidente a cui sono affidate due sottocommissioni, cioè due classi. Quindi ha il compito di eh, comunque coordinare l'attività dei docenti del consiglio di classe e, eh, e quindi anche di guidarli tra scritto e colloquio eh, nella valutazione e direi anche in quell'aspetto della valutazione che è la valorizzazione delle competenze eh, dello studente. Abbiamo citato anche prima, l'ha fatto lei, il PCTO, cioè l'alternanza scuola-lavoro e l'educazione civica. Allora anche qui seppur più brevemente magari, eh, che consiglio possiamo, possiamo rivolgere a questi eh, dirigenti scolastici che hanno, ecco, forse l'ultima osservazione che ha fatto mi è utile, che hanno però anche questa opportunità importante, io almeno, sia da docente che da dirigente scolastico l'ho sempre trovata utile, cioè il fatto di andare in un'altra scuola, di andare in un'altra scuola e vedere che cosa accade in un'altra scuola, accogliere, degli studenti, una cinquantina di studenti, eh, per quell'ultimissimo tratto che si chiama esame di maturità. E eh, ho sempre portato a casa un beneficio dall'essere presidente o commissario eh, eh, dell'esame di maturità da questo punto di vista. Ecco, magari anche su questo ci può dare una mano a esprimere un giudizio che, più profondo su, sul perché ci si può guadagnare qualcosa da questo. Dunque, intanto il dirigente proprio per sua natura ha una funzione di eh, diciamo governare un insieme di persone, un insieme di docenti assicurando che il lavoro sia il più possibile sereno, cioè tenga conto di tutte le variabili in gioco. Insisto sul fatto che una variabile importante, 50%, mi pare, non 40 come era fino a pochi giorni, come sembrava fosse fino a pochi giorni fa è assicurata dal comportamento scolastico tenuto, scolastico, tenuto dagli studenti in precedenza. Questo il principio è sicuramente giusto, quindi si parte da questo investimento. Però la funzione del dirigente è particolarmente delicata nel far sì che gli interventi sulla correzione degli iscritti siano sufficientemente equilibrati, si tenda cioè a evitare i due possibili eccessi che sono il totale lassismo, eh, quod scripsi scripsi, anzi quod scripsit scripsit, lo studente, e quello dell'inutile accanimento su eh, fatti che mh, non sono significativi, come direbbe il nostro presidente della Corte Costituzionale Amato, andare a cercare il pelo nell'uovo. Ecco, evitare questi eccessi che ci possono essere per la prova di italiano, naturalmente anche un po' per la seconda prova. Persino la prova di, di matematica non è un problema di calcolo a quel livello, è un problema di ragionamento. E quindi che questo ragionamento sia condotto secondo una prospettiva eh, di rispetto della logica, eh, anche se per caso ci sono stati degli inciampi nel percorso. Quindi è una funzione eh, molto importante, alla quale però mi sentirei di dire i dirigenti, hanno, per la quale i dirigenti hanno una naturale vocazione, se non l'hanno avuta nel momento iniziale, certamente l'hanno acquisita sul campo. Quindi su questo sarei assolutamente sicuro. Perfetto, eh, grazie, mi sembra che siano anche degli auguri eh, importanti quelli che eh, in qualche modo ha, ha offerto alcuni consigli a, a studenti, docenti e dirigenti scolastici perché eh, da un lato mi sembra di dire questo, abbiamo bisogno del tornare a una piena normalità. Abbiamo bisogno di, di eh, far tesoro dell'esperienza comunque di questi anni difficili eh, e quindi eh, forse dobbiamo un po' aiutarci tutti a cogliere l'occasione di un esame come l'occasione eh, di una verifica e, e non si tratta, diciamo così, di, eh, di una verifica che intende dire eh, tu vai bene e tu vai male. Ma che vuole, come dice il termine, eh, far venire fuori il vero, cioè quella che è la verità di, una, di un percorso di apprendimento. Eh, in modo che anche allo studente si possa consegnare, al termine di questi 13 anni di presenza a scuola, comunque una immagine eh, realistica del percorso eh, svolto e di quello che è il bagaglio che lo studente poi si, porta, si porterà nel proseguo del, del suo percorso di studio, di vita eh, e di lavoro. Questo vale anche per chi concluderà magari i suoi studi dal punto di vista, diciamo così, formale con la conclusione della, della maturità, ma sappiamo benissimo quanto il lavoro oggi continui in qualunque campo a chiedere una continua applicazione e rinnovamento e, eh, e studio. E quindi eh, la maturità può essere... Diciamo così, il primo di una serie eh, di, di esami e anche una conclusione eh, costruttiva con il carico emotivo giusto che deve avere eh, del, del percorso di studi. E, e con questo veramente ringrazio di cuore eh, per le parole, per l'efficacia delle parole che eh, Luca Seriani ci ha offerto in, questo, in questa breve intervista. Grazie mille, davvero di cuore. Grazie a lei e a tutti.